L'opinione di tutti gli italiani è saldamente cementata e trova espressione nelle parole del Duce alla vigilia della guerra. Morbide coalizioni degli interessi nei quali si incrociano spesso quelli dell'economia e quelli della politica e i tentativi disperati ma velleitari di coloro che ci vivevano sopra non potranno impedire l'ineluttabile. Si va verso nuove forme di civiltà tanto nella politica come nell'economia. Lo Stato riprende i suoi diritti e il suo prestigio come interprete unico e supremo delle necessità della società nazionale. Il popolo è il corpo dello Stato e lo Stato è lo spirito del popolo. Nel concetto fascista il popolo è Stato e lo Stato è popolo. Flotta italiana è pronta. In una parata di forza e di sicura determinazione, i nai d'Italia passano in rivista. Balda giovinezza e sui ponti armati di formidabili cannoni attende la parola che la chiami a difendere Mare Nostrum, il buon diritto di Roma. Tutta l'Italia in piedi davanti a questi giovani baldanzosi che possono essere chiamati da un momento all'altro a fugare un nemico che li attende con aria di sfida arrogante nelle acque stesse di quel mare che Roma un tempo dominato e posseduto. E li benedice il popolo italiano e li benedice il sacerdote di Dio che a bordo delle navi accompagna col viatico della fede la disciplina e la forza dei nostri marinai. Altezza Reale, il principe ereditario, dopo aver assistito alla messa a bordo, passa in rassegna le nostre truppe di mare. Le diverse navi partono per le diverse destinazioni, lasciando il profilo incantevole del Golfo di Napoli, le azzurre acque della Spezia, il tranquillo riposo della Darsena genovese, gli anfratti quieti della Laguna Veneta per dirigersi al sud, dove più vicina la minaccia. Saluta il popolo dalla banchina, accompagnando col cuore trepidante e commosso i figli del suo mare. Forze armate di terra. Ecco qui il secondo battaglione di camicie nere in partenza per l'Africa che riceve dalle giovani italiane le trombe coi gagliardetti e le fiamme di combattimento. Preceduti da un gruppo di ufficiali sfilano i legionari di Roma in assetto di guerra davanti al Duce prima di partire per l'Africa. La preparazione è perfetta, preparazione di cuori e preparazione di armi e di mezzi. Sfilano i mitraglieri, le micidiali e velocissime mitragliatrici affardellate sul dorso dei muri. Passano
erano i fanti, le camicie nere, le termiti della trincea, gli eroi della baionetta, a plotone affiancati col passo cadenzato e sicuro della giovinezza disciplinata. E li segue l'artiglieria da campagna coi cannoni da 75. La bella artiglieria mobile e spedita che accompagna ed appoggia le fanterie nelle sue avanzate, che si rintana in attesa nelle sue stesse trincee. E passa l'artiglieria pesante che mezzi moderni hanno resa veloce. Coi potenti trattori, le lunghe e possenti bocche dei 149 sono trasportate là dove il bisogno le chiama. E di 105 dell'artiglieria campale han pur essi lasciati i cavalli che li han trainati durante la guerra mondiale e si sono affidati ai motori più potenti e più sicuri. Passano ora i plotoni dei motociclisti, moderni centauri, in perfetta unione la macchina e l'uomo, ha combinata l'intelligenza, l'ardimento e la velocità. Ad appoggiare la flotta e l'esercito, ecco l'aviazione. Le ali dei figli dell'aria, che portano alto nei cieli il nostro tricolore. A plotoni affiancati sfilano ora davanti al duce avieri di terra ed avieri di mare, e su nel cielo aeroplani da bombardamento, quelli che in guerra sono carichi di bombe micidiali e preparano la strada alla nostra fanteria colpendo il nemico nei suoi stessi concentramenti, sbaragliandolo prima ancora che si scateni l'attacco, seminando la paura lontano lontano da dove ancora non arriva il rombo del cannone. E aeroplani da ricognizione, e aeroplani da caccia, che volano così bassi e veloci, mitragliando il nemico, che le batterie antiaeree non riescono a puntarvisi contro prima che essi abbiano compiuto l'opera loro di distruzione. Sono la cavalleria volante, che precede le fanterie, che le guida, le indirizza, le sostiene nell'avanzata. L'Italia è stata la prima a coordinare i movimenti delle sue forze armate di terra con la sua efficacissima aviazione. Aviazione che è la meraviglia del mondo intero per l'efficacia e la perfezione delle sue manovre, per l'ardimento dei suoi piloti. Eccoli ora questi piloti, nelle loro meravigliose e coordinate acrobazie ed evoluzioni. Italiano tutto si ribella a questa infamia e ritrova nuove energie e nuova fede sotto la pressione malvagia di chi lo vuole affamare, di chi gli vuol togliere il respiro. Alla patria occorre oro, oro per pagare a caro prezzo quanto ancora può venire dall'estero, oro per rafforzare le casse dello Stato, e l'oro affluisce alla patria per lo slancio generoso dei suoi figli. Guidate dalla prima moglie e madre d'Italia, Sua Maestà la Regina Elena, tutte le donne accorrono a consegnare la propria fede nuziale. L'anello matrimoniale gelosamente custodito fino allora sarà offerto sull'ara della patria per essere fuso e confuso nella anonima dedizione di tutto un popolo che non ha se non una volontà, resistere. Nell'ara fumante, davanti la tomba del milite ignoto, Sua Maestà la Regina depone la propria fede nuziale chiamando tutti a raccolta con l'esempio e con la parola. Madri e spose della nostra cara Italia, per deporre sull'altare dell'eroe ignoto la fede nuziale, simbolo delle nostre prime gioie
Bravo! Unitamente a loro, dinanzi a Dio, vittoria! A voi, giovani figli d'Italia, che ne difendete i sacri diritti e aprite nuove vie al cammino luminoso della patria, auguriamo il trionfo della civiltà di Roma e l'Africa da voi redenta. Il nostro saluto alle gloriose bandiere, agli ufficiali e soldati di terra, di mare, dell'aria, alle camicie nere, agli operai, agli ascari fedeli. In folla maestosa, con trepidante premura, si pigiano attorno all'altare della patria le nostre donne, nell'ansia di giungere prime, quasi un assillo le spinga. Poveri, giovani e vecchi, persone d'ogni ceto e d'ogni rango, d'ogni mestiere e d'ogni grado, rispondono con lo stesso slancio. L'offerta, l'anello d'oro è rimpiazzato da quello di ferro. Chiarella bacia l'anello che per lunghi anni le è stato compagno, prima di dirgli addio, così come ha baciato partenti i suoi due figli che han visto due guerre. Nella folla è anche un giovinetto in abito di balilla. Egli dona la fede, quali memorie avrà per lui quel cerchietto d'oro? Apparteneva forse a papà, che non è più. Sua Eccellenza Benito Mussolini, il duce amato che ha saputo dare agli italiani questa forza gagliarda che non conosce sacrificio, personalmente raccoglie i doni preziosi. Paesi interi hanno affidato alla mano di una delle loro donne la lunga collana degli anelli che potrebbe raccontare la storia di tutte le loro genti. Il duce le raccoglie. E bacia il duce la vecchia commossa che tanto cammino ha fatto dalla ridente ciociaria alla capitale tumultuosa per avere il vanto di essere stata la prescelta a presentare il dono di fede delle conterranee sue. Passano queste donne della campagna col passo sicuro di chi ha saputo dare alla patria figli forti e determinati, che salutano il duce col gesto romano delle madri di legionari. Tante mani si tendono ad offrire, sì che non basta la fretta di chi raccoglie. Tutti vorrebbero che il loro dono passasse per la mano del duce. Così come a Roma, in tutte le città d'Italia si è ripetuta con lo stesso slancio e con lo stesso ardore la commovente cerimonia. E non solo l'oro, ma il ferro, il rame e l'argento si sono raccolti dovunque. Grandi e piccoli hanno fatto a gara. Thank you.
scuole e un commovente slancio di piccoli che con l'istintiva generosità dei bimbi hanno dato tutto ciò che possedevano, facendo sacrificio dei loro balocchi, del loro giocattolo meccanico preferito. Guardate questo bimbo che offre la sua automobile di latta. Quanto egli fosse affezionato a questo giocattolo si vede dall'amorosa cura con cui l'ha deposto sul tavolo. E guardate queste giovinette che fanno con semplicità sacrificio di medaglie guadagnate nelle gare scolastiche o sportive dei graziosi per quanto modesti monili, così cari alla loro civetteria. E con gli allievi anche gli insegnanti fanno a gara nel donare. E si raccolgono dovunque medaglie che sono state per anni l'orgogliosa testimonianza di ambite vittorie nel campo del lavoro, della scienza e delle arti. Dagli asili alle scuole medie e alle università, dai piccoli balilla ai canuti da austeri professori, oro, argento, ferro, tutti quei medagli che la madre terra non produce in quantità sufficiente scaturiscono come per incantamento dalla generosità dei suoi figli. Guardate questa infanzia generosa che nel donare ritrova inconsciamente il fatidico gesto di Balilla. Fra i bimbi anche Anna e Romano Mussolini giungono carichi dei loro doni. E fra il sacrificio più prezioso che la patria abbia ricevuto dalla generosità dei suoi figli è quello della medaglia d'oro che hanno consegnato le mogli e le madri degli eroi nella guerra mondiale e sono caduti meritando nell'estrema dedizione la massima ricompensa e la medaglia che pregiava il petto dei grandi mutilati. E sono tutti nomi cari e gloriosi: Damiano Chiesa, Paolucci De Calvoli, Filippo Corridoni, Fabrizio Filzi, Italo Lambertenghi, Enrico Toti, Ugo Bartolomei. Luigi Pirandello, cadetto d'Italia e lambito premio Nobel. Volta, volta! I ritardatari si domandano con chi oggi sarebbero tutti della grande guerra vittoriosa? Con noi! Perché è questa l'Italia che essi volevano. L'Italia forte, ordinata, potente, tenace nei suoi sforzi e nelle sue fatiche. Ma c'è la prova! Con chi sono i mutilati, con chi sono i combattenti, con chi è tutta la generazione che ha sofferto il calvario della guerra, e col regime e con la rivoluzione delle camicie nere. Sicuri dell'appoggio di tutto il popolo italiano, consci della bellezza grandiosa e della giustizia della loro impresa, vanno i soldati d'Italia a combattere nell'Etiopia lontana come se andassero ad una festa. Leggero è il passo e salgono dai petti loro le belle e nuove popolari canzoni della guerra. Faccetta nera. Vengono le schiavi tutt'amore.
Seguiamo ora in Africa le nostre truppe gloriose. In meravigliosa coordinazione, le fanterie, le artiglierie e l'aviazione, in ogni piccola scaramuccia, così come in ogni grande azione, procedono con sincrono movimento. È la sveglia mattutina al campo di aviazione Maddalena. Gli aviatori hanno ricevuto l'ordine di appoggiare l'azione di avanzata di un reparto di Asperi. Si deve smidare un gruppo nemico che si nasconde tra gli anfratti di una piccola amba. I velivoli sono in perfetto ordine di volo. Bisogna verificare ancora se i motori sono a punto in un'ultima ripassata. Bisogna rifornire la benzina. Si devono caricare le bombe. Ognuno è al suo posto, alacre e pronto. Degli aviatori impazienti di agire sono i sottotenenti Bruno e Vittorio Mussolini. Intanto nel campo Ascaro si dà alle truppe alla voce coi megafoni l'ordine di avanzata. Le colonne si avviano con la bandiera in testa. È un battaglione del corpo d'armata indigeno che parte per l'espletamento del compito affidato. Eccolo in fila, giù nella valle. Ecco i cavalieri e i fanti dirigersi verso le falde del monte occupato dal nemico. Parecchi intanto sono pronti ad alzarsi in volo per proteggere la marcia delle colonne, studiando le posizioni nemiche e sfidando gli agguati tesi nelle boscaglie e fra le rocce dai fucilieri o dai tiratori antiaerei avvisivi. Si preparano i tagliatrici e decano gli apparecchi alzandosi a fatica, data la rarefazione dell'aria, ma la perizia dei piloti supera facilmente questa difficoltà. Verso le posizioni nemiche, sorvolando belle campagne verdeggianti e tubertose che ricordano alcuni angoli ameni del fertile suolo italiano. Terreno ora
ora cambia aspetto e diventa montuoso e selvaggio. Dai velivoli si segnala alle truppe in marcia la presenza e la posizione del nemico annidato fra i naturali ripari offerti dal terreno. I nostri soldati si dividono in colonne secondo la predisposta azione. Lungo tutti i sentieri appena segnati alle falde del monte è una fila di ascari che sale. In ogni anfrattuosità, in ogni fosso, si infilano i nostri soldati. A salire, a salire. Dall'alto il mitragliere è vigile, tutta con l'occhio pronto all'offesa. A terra le artiglierie entrano in azione. Le mitragliatrici, in fretta piazzate in punti dominanti, iniziano la loro azione di fuoco. E salgono ancora le fanterie, in lunghe colonne, da tutte le parti del monte, per sfidare ed accerchiare il nemico. Si sono addentrati negli anfratti e nelle gole dell'amba in lunghe colonne e sono saliti sempre più su, sempre più su. Le mitragliatrici sgranocchiano i loro nastri di proiettili appena si vede il biancheggiare della fiamma di una pistola. Si ritira, i nostri si fan più sotto con le mitragliatrici in spalla, sempre protetti e vigilati dalla nostra aviazione. Il nemico, vistosi scoperto, si addentra nella boscaglia che ricopre la falda del monte giù in basso, ai costoni dell'Amba, continuamente mitragliato dal tiro micidiale dei nostri. Eseguono intanto la manovra cerchiante per prendere il nemico anche alle spalle. Sotto la raffica delle mitragliatrici e l'incalzare dei nostri, il nemico ha cominciato a sbandarsi ritirandosi disordinatamente. Si arrampicano i nostri chiudendo nella loro manovra sempre più stretto il cerchio attorno ai nemici. Gli ascari sono giunti sulla cima. Uno di essi, colpito da una pallottola nemica, precipita giù nel burrone sottostante. Ma i compagni d'un balzo han scavalcata la cresta e si precipitano con la baionetta contro il nemico che spera ancora salvarsi, rifugiandosi verso il vallone che è all'altro versante dell'amba. Corsa nella sua fuga, son pronti ad attenderlo gli ascari dell'ala d'accerchiamento che sbucan di fronte, di fianco, da tutte le parti, chiudendo ogni via.
La brillante manovra dei nostri è stata coronata dal pieno successo. I superstiti abissini non hanno ormai più scampo che nella resa. Queste veloci azioni isolate si sono ripetute durante i mesi di guerra ad ogni momento e sempre i nostri con intelligenti manovre hanno saputo avanzare sventando agguati, vincendo resistenze. Ed ecco un accampamento di legionari i quali durante una sosta ascoltano la messa al campo. È fra loro il più giovane dei volontari, una piccola camicia nera di 11 anni. Ecco un campo militare indigeno. Le nostre truppe del settore nord, che sono rappresentate da tutte le armi e da tutti i corpi, per strade diverse compattano ed avanzano, sempre appoggiate dai carri armati. Meraviglie meccaniche, guidate da braccia di ferro, da cuori che non conoscono la paura, da menti intelligenti e pronte che sanno calcolare il secondo di tempo ed il millimetro di spazio. Dall'alto la nostra aviazione, mentre giù nelle trincee e fra i cespugli combattono le nostre truppe, che sono fucilieri indigeni, vedono il nemico. Vegliano su in alto gli aeroplani. Giù in basso compagnie di bersaglieri e di fanti e di camicie nere, striscianti sotto il fuoco nemico. Fragore delle artiglierie e bombe dall'alto, mentre i nostri soldati segnalano per mantenere i collegamenti. E ancora tanks che avanzano, con la nostra cavalleria affiancata ad essi. Avanzano le tanks sulla sabbia infida e in tortuoso camminare, con salti e sbalzi pericolosi, e diguazzano nell'acqua dei torrenti che si devono guadare come antichi mostri anfibi della preistoria paurosa di passati millenni. E avanti ancora la veloce cavalleria su per ponti e strade, tra sentieri e fratte, avanti con le nostre tanks, con i carri armati. Le panterie si affrettano coi loro muletti riottosi, carichi di munizioni. L'azione di tutte le truppe è coordinata e perfetta nel suo apparente disordine. Uno è l'obiettivo, avanzare. E d'avanguardia sono i carri armati con la bandiera a cui si affiancano i nostri cavalleggeri, sempre più su con fatica, per salire e discendere erte scoscese. Piovono ancora dal cielo le bombe, mentre i nostri carri armati ancora scendono e risalgono. Le artiglierie continuano l'attacco, mentre le artiglierie ne appoggiano l'azione. Dagli osservatori lo Stato Maggiore dirige il tiro. Sono in fiamme le capanne dove si annidava il nemico che le ha dovute abbandonare. Così
i nostri soldati, metro per metro, hanno conquistata la vasta regione che va dall'Asmara ad Adwa, ad Aksum, ad Adigra, a Makalli, ad Ashangi, a Sardò, ad Ambaradam, ad Essie, a Gondar. Eccovi ora una compagnia di cavalleggeri ascari che lascia il campo con la bandiera in testa. Ai cavalleggeri seguono neri fanti nella marcia vittoriosa. All'avanzata miracolosa delle italiane ha partecipato il misterioso clute del nostro esercito di spedizione africano, raccolte fra gli ardimentosi guerrieri nel Meltanakil. Si sono uniti alle nostre truppe questi guerrieri abissini, rimanendo fedeli e sempre coraggiosi. Mentre chi dal colonnello Starace si avviano ad occupare la regione dell'Anana. Pericolosa la via, bisogna procedere guardinghi, inviando staffette a sondare il fondo dei laghi e mettendo sentinelle e nelle truppe collegate con gli aeroplani in osservazione. Parto fucilate e dalle mitragliatrici sanano nastri di pallottole per sparagliare di tanto in tanto le piccole imboscate che tende fuggendo il nemico per ritardare l'avanzata dei nostri. Ma le nostre truppe procedono in corsa. Sono ascari e la nera cavalleria del deserto, ardimentosi e fedeli guerrieri indigeni. Via al galoppo. Lungo un'altra via, intanto, sulla strada che condurrà ad Addis Abeba, le nostre truppe hanno occupato Makalè, l'importante centro carovaniero da cui si sferrerà l'ultimo attacco che aprirà l'accesso alla capitale dell'impero. Le truppe abissine hanno abbandonato Makalè all'avvicinarsi dei nostri. La popolazione indigena si è di buon grado affiancata ai nostri soldati. I pochi capi rimasti si arrendono. Con una bandiera bianca fatta da uno straccio appeso ad un palo, hanno fatto atto di sottomissione. E anche a Makalè, come ad Adwa, come ad Aksum, i sacerdoti sono stati i primi a presentarsi con la croce storiata d'argento, a chiedere pace e a fare atto di omaggio. Makalè diveniva la sede del comando delle truppe avanzate ed il punto di concentramento delle nostre armi per l'ultimo definitivo sbalzo verso la meta. A Makalè affluirono soldati e munizioni e di là si distribuirono poi in colonne quando fu pronta la ripresa dell'azione di occupazione. Ma fra Makalè ed Addis Abeba rimaneva ancora per i nostri soldati il compito arduo di sparagliare completamente in decisiva battaglia l'esercito cileno. Ciò avvenne ad Ambalagi, il monte alto 9.000 piedi e lungo 5 miglia. Il generale Badoglio, il magnifico capo supremo, che aveva concentrato sull'esercito nemico tutte le batterie, scatenò l'intenso bombardamento d'artiglieria. E le artiglierie sconvolsero le falde scoscese del monte. Colonne di fanti salirono le gole ad accerchiare. Dove biancheggiava un baraccano nemico, si scaricarono le mitragliatrici. E dopo l'intenso bombardamento, avanti le truppe, quelle abili ancora, e molti rimasero morti o feriti sul terreno. Il tiro micidiale dei nostri aveva ridotto le posizioni nemiche ad un cumulo di rovine. Capanne in fiamme e morti durante la resistenza accanita di guerrieri a cui si era detto che gli italiani non avrebbero potuto avanzare. Morti così, con l'ultima illusione di vincere una disperata partita. E sbaragliarono definitivamente il nemico, i nostri, inseguendolo con le truppe incalzanti e col tiro dei cannoni. Per batterie intere si continuò a fare fuoco fino a che tutto fu ridotto al silenzio. E avanzarono allora le nostre fanterie attraverso il fertile altipiano del Tembièque.
Così perfetta fu la combinazione dei servizi che colonne di bovi seguirono le truppe in marcia per dar loro carne fresca. E forni da campo improvvisati prepararono milioni di pagnotte per il sano appetito delle truppe. Ed avanzarono i nostri sicuri a tappe veloci sulla strada sconvolta in cui ancora rimangono i vecchi ponti portoghesi del XVI secolo. Passarono fra l'omaggio delle popolazioni felici di giurar fedeltà. Passarono catturando cannoni abbandonati dagli abissini in ritirata, sotto sempre il comando vigile, accorto e sicuro del capo supremo, il generale Badoglio, il meraviglioso soldato di due guerre, coadiuvato da valorosi ufficiali che hanno ormai tutti nomi gloriosi. E così, dovendo vincere ormai soltanto le difficoltà di una regione montuosa, ma le adatta per il passaggio del camion e delle truppe motorizzate, il nostro esercito passo passo avanzò verso la meta dei suoi sogni, verso Addis Abeba. Gli aeroplani seguivano dal cielo i soldati, rifornendo loro persino le sigarette. E che cosa non fece durante questa guerra la nostra aviazione? E mentre le truppe guidate da Badoglio si avvicinano ad Addis Abeba, quelle di Starace occupano la regione del lago Tana, innalzandovi il tricolore. E nelle acque tanto fangola John Bull, i nostri soldati fanno ora un bagno. Haile Selassie intanto, dopo essersi tenuto tremante e nascosto per giorni interi, prende a due mani il coraggio per fuggire. Lascia la capitale con la famiglia imperiale, la moglie ed il seguito, e parte in ferrovia verso il porto francese di Gibuti. La stazione radio di Addis Abeba ha cessato di annunciare vittoria abissina. Tra i nostri soldati è il maresciallo Badoglio, che testa le truppe nella loro scesa verso Addis Abeba. Truppe festose che ambiscono al vanto di essere le prime a mettere in piede nella capitale del crollato impero di Selassie. Ad Addis Abeba è tanto tutte in preda alle fiamme, caso il fuoco. Al giungere della nuova che gli italiani si avvicinano, fuggono i predoni con quanto possono conservare del saccheggiato bottino. Le vie fra le case crollanti hanno un aspetto desolato. Si aggirano fra i superstiti di una popolazione terrorizzata i missionari, miracolosamente scampati alla fucileria pazza dei rapinatori. Per giorni costoro hanno messo a ferro e a fuoco ogni cosa. Nel palazzo della legazione americana, poco armata e mal difesa, si dovette ricorrere ad un finto cannone improvvisato col trucco per tenere lontani i riottosi, fino a che non giunsero aiuti dalla legazione britannica. L'Inghilterra aveva invece provveduto alla difesa dei suoi diplomatici e degli europei che a loro ricorrevano con una compagnia di fucilieri coloniali delle Indie. E sotto la protezione dell'Inghilterra, nell'accampamento improvvisato nei locali della legazione, trovarono rifugio e greci e armeni e quanti altri europei vollero mettersi in salvo. Per le strade, desolazione e rovina. Ma si avvicinano intanto gli italiani, spazzando via gli ultimi avanzi di spalmati difensori e cercando il passo, dominando le strade e attaccandoli alla spicciolata. Ed ecco come finirono gli ultimi difensori del crollante impero. Ed entrano finalmente il 5 maggio in Addis Abeba i primi autocarri con le nostre truppe festanti. Finalmente la meta è raggiunta
e tornerà l'ordine nella desolata città, mentre la popolazione che rientra dai colli sui quali si era rifugiata, giù nelle sue case o saccheggiate ancora fumanti fra i carboni, rende omaggio ai liberatori. Nei giorni seguenti quel 5 maggio glorioso continuarono per le vie conducenti ad Addis Abeba a sfilare i nostri soldati che raggiungevano i primi entrati. La capitale dell'impero di Salasie, sotto il tricolore d'Italia, era divenuta e per sempre la capitale del nuovo impero coloniale di Roma. Sulla nave inglese Enterprise giunge intanto in Palestina con trito e confuso il re dei re. Lo precede tutto l'oro che egli ha saccheggiato persino alla stazione doganale di Dire Dawa. E lo segue il cane fedele. Il cane gli terrà compagnia e l'oro gli servirà senza dubbio ad addolcire le pene delle vie. La guerra è finita. Tornano in Italia i primi reduci e primi fra tutti i feriti. Sulla nave ospedale e anche su Altezza Reale la principessa Maria José, la graziosa consorte del principe Umberto. Napoli la accoglie festante e onora in lei la forza e l'abnegazione di tutte le donne di casa Savoia. Il popolo di Napoli è in festa e così tutta l'Italia s'abbandona alla gioia più sincera e più vera. A Roma, Sua Eccellenza Benito Mussolini, alla folla delirante accorsa ad acclamarlo, ha potuto finalmente dire con la sua voce tonante: l'Etiopia è nostra!